E finalmente hai deciso, acquisterai una casa. Beh, ti faccio i miei complimenti. E sono sicuro che avrai iniziato a renderti conto di quello che offre il mercato andando a navigare sui portali immobiliari. Tranquillo, lo fanno tutti. Però c'è una cosa che accomuna tutti. Spesso le persone non sanno che le case sono tutte diverse. Devi sapere che ogni casa ha la sua storia. La maggior parte delle persone non sa come si acquista una casa. E non perché sono sceme o chissà per quale motivo di impreparazione. Semplicemente come te non l'hanno mai fatto. Ma a volte le case presentano dei problemi. Problemi che le persone, non sapendo come si acquista una casa, non sanno individuare. Problematiche che possono essere dalle più futili a quelle che oserei dire le più pericolose. E nessuno scrive in un annuncio questa casa ha dei problemi. Prendere in considerazione l'acquisto di una casa che ha problemi potrebbe avere per te due risvolti negativi. Il primo, una perdita di tempo, e il secondo è la perdita di denaro. Ecco, la notizia è che a tutto questo c'è una soluzione. Oggi si può evitare di commettere errori nell'acquisto di una casa. Ma lascia che mi presenti, mi chiamo Luigi Lardi, da oltre 20 anni affianco persone intenzionate ad acquistare una casa, aiutando loro a mettere il naso dove di solito non si è abituati a mettere il naso, ad individuare eventuali problematiche e saperle riconoscere. Saper riconoscere una problematica buona significa poterla sfruttare a proprio vantaggio in fase di trattativa. Questo è possibile soltanto se hai metodo. Io il mio metodo l'ho chiamato metodo compro casa. Si basa sulla capacità di mettere il naso senza essere dei tecnici all'interno di una casa dove gli altri non lo mettono. Forse non lo sai, ma la percentuale di ribasso che puoi spuntare su una casa è direttamente proporzionale alla quantità di informazioni che tu riesci a raccogliere per quella casa. È lì il metodo: saper raccogliere e saper gestire le informazioni su una casa. Su proprio questi argomenti, alla fine nel 2017 ho deciso di mettere tutto nero su bianco e ci ho scritto un libro. Un libro principalmente pratico. Si tratta quindi di qualche euro da investire sulla tua preparazione. Questo farà sì che tu, a differenza degli altri, possa evitare di commettere errori che potrebbero costarti qualche migliaio di euro e per far sì che tu possa andare ad affrontare quella che è la fase principale dell'acquisto di una casa, la trattativa, in maniera completamente autonoma, perché quella che hai scelto è sicuramente la casa giusta per te e quello che la stai pagando è sicuramente il valore di mercato di quella casa. Quindi ti invito a cliccare qui sotto che troverai il link per acquistare la tua copia. Pochi spiccioli per avere la possibilità di ritrovarti qualche migliaio di euro in tasca. Quindi ti auguro una buona ricerca e ci vediamo dall'altra parte.